Esistono già vari studi al mondo sull'efficacia dell'ABS. Vorrei evidenziare uno studio in particolare, che è quello della Road Administration della Svezia. E questo studio porta alla luce che incidenti con danni gravi o addirittura mortali vengono ridotti del 48% quando l'ABS viene montato di serie. Invece incidenti con danni alla persona, l'ABS è in grado di ridurre del 38%. Quindi vediamo in generale una efficacia che tocca i livelli di un incidente su due, dove l'ABS può avere una influenza positiva e può evitare l'incidente stesso. Uno studio condotto dalla GIDAS, un'istituzione tedesca sulla ricerca degli effetti e cause di incidenti, ha portato alla luce un fatto molto importante. Nel 47% degli incidenti dove le moto sono coinvolte, la causa sta nella sbagliata o non sufficienza della frenata della moto. Con l'ABS diventa possibile di frenare sempre al massimo, intanto c'è l'ABS che poi ci pensa a addossare la frenata su ogni singola ruota. Questo fa sì che la moto è sempre e in ogni momento stabile, senza bloccare, senza perdere il controllo della moto. Un altro effetto positivo sta nel accorciare le distanze di frenata. Infatti, se vediamo qua su questo grafico, da una velocità di 100 km all'ora, una moto senza il sistema ABS in media si ferma dopo 58,5 metri, invece una moto con il sistema ABS si ferma 49,5 metri, quindi 9 metri prima di una moto senza ABS. 9 metri che da una velocità di 100 km all'ora possono essere molto importanti nella decisione sul evitare o no un probabile incidente. Se diamo uno sguardo al mercato delle moto al mondo, vediamo che nella classe, diciamo, al di sotto di 250 cc ci sono circa 52 milioni moto con un tasso di installazione dell'ABS del circa 1%. Se andiamo nella classe oltre i 250 cc arriviamo già a un tasso di installazione del 16%, però si tratta soltanto di un mercato di circa 1,7 milioni di moto. Per cui con il nostro nuovo ABS 9M, che è piccolo, è leggero e anche economicamente interessante, puntiamo naturalmente a coprire questo mercato delle piccole moto, quindi al di sotto dei 250 cc, per aumentare la diffusione dell'ABS e quindi della sicurezza attiva anche in questa classe di moto, che sicuramente non deve essere trascurata, perché la sicurezza è importante non solo per le moto grandi ma anche per le piccole moto che si usano in città tutti i giorni.